Ciao a tutti amici e bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Letizia e questo è Folcloristica, il mio piccolo spazio qui su YouTube dove parlo di miti, storia, leggende e folklore. Se vi interessano questi argomenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale che mi fa sempre molto piacere, ma ora continuiamo con la terza parte della Royal Saga dedicata ai Tudor e soprattutto a Enrico VIII. Se vi siete persi i video precedenti, mi raccomando, recuperateveli, io vi lascio il link alla playlist dedicata qui sopra. Ci eravamo lasciati con Enrico che era finalmente riuscito ad avere una figlia da sua moglie Caterina, con l'Europa in preda alla confusione più totale, con un nuovo re di Francia, Francesco I, che aveva comportamenti leggermente aggressivi verso territori non suoi, con la Spagna in cui regnava un giovanissimo sovrano, Carlo, nipote dell'imperatore Massimiliano, che probabilmente gli faceva giusto qualche pressione. Ma non bastava, perché arrivarono pure i turchi. Ebbene sì, in Turchia ora abbiamo al potere il potente e geniale Sultano Solimano. E mai avrei voluto essere al posto di Papa Leone X a quel tempo, perché le sue terre si trovavano giusto in mezzo tra le ambizioni del re di Francia e quelle del sultano. Leone non dormiva sicuramente sonni tranquilli in quel periodo, le scorte di melatonina al Vaticano stavano velocemente esaurendosi. Thomas Wolsey, il nostro cardinale, si rende conto che questa è veramente un'occasione ghiotta. Propone quindi un trattato, il Trattato di Londra del 1518. Tutti i cristiani dovevano assolutamente tornare ad essere fratelli e unirsi per combattere gli infedeli. Basta guerre di invasioni tra Inghilterra e Francia, niente univa di più gli europei di allora come una bella crociata contro i musulmani. Enrico decise di rivendere Tournai alla Francia per la modica cifra di 600.000 corone e amici come prima. A Londra arrivano quindi legati, nobili, ambasciatori da ogni parte d'Europa, Francia, Spagna, Portogallo, Ungheria, Svizzera, eccetera. E davanti all'altare maggiore della chiesa di San Paolo, Wolsey, che era legato pontificio oltretutto, celebrò la messa in cui venne proclamata la pace generale di tutta la cristianità. E fu proprio Wolsey l'architetto di questa pace universale. Intanto, sempre nello stesso periodo, Enrico scopre che sua moglie è incinta di nuovo. Perderà però la bambina. Ma c'è una novità, lo è anche la sua amante Bessie Blount. Lei già si immaginava sistemata in una bella magione, ricoperta di oro e di gioielli, riconosciuta come amante reale di Enrico, e invece no. Dovette ovviamente lasciare il posto di damigella d'onore della regina, fu trasferita in gran segreto in mezzo alla campagna dell'Essex e qui diede alla luce il suo bambino, Henry Fitzroy. Come avevamo già detto nelle precedenti puntate, Enrico VIII lo riconobbe come suo figlio e lo riempì di doni e di titoli. Infatti diventò conte di Nottingham e duca di Richmond e Somerset, e Wolsey gli fece da padrino. Ma anche questo figlio di Enrico morì a 17 anni, non si sa bene se di tubercolosi o di peste, si sa solo che i funerali furono privati, brevi e sbrigativi. Anche la storia con Bessie finì. Anche se sembra che il sovrano e lei continuarono ad avere comunque buoni rapporti, tanto che lui le versava circa 200 sterline l'anno. La donna poi si risposò perché appunto Wolsey l'aveva trovato un marito papabile, che più che altro accettasse il fatto che lei avesse avuto un figlio illegittimo con il re. Nel 1519 Massimiliano, imperatore del Sacro Romano Impero, muore e Carlo d'Asburgo, già re di Spagna, riesce a comprare i voti dei 7 grandi elettori tedeschi e a prendersi anche l'impero. Questo grazie all'oro proveniente dalle Americhe. Infatti Carlo era uno dei possibili candidati per arrivare a diventare imperatore, ma non era l'unico. Anche Francesco di Francia aveva tentato di comprare l'appoggio degli elettori, ma evidentemente i suoi soldi non erano bastati. Vabbè, deluso dall'esperienza, Francesco di Francia chiese a Enrico VIII di vedersi insieme alle proprie corti, e ciò avvenne nel 1520 in una zona a metà tra i possedimenti francesi e quelli inglesi, nel Camp du Drap d'Or. Questo posto prende il nome dal fasto con cui i due sovrani fecero a gara. Francesco I voleva portarsi dalla sua Enrico per sventare gli intrighi di Carlo V, e in questa occasione fu firmato infatti un trattato di conferma del matrimonio tra suo figlio e Maria Tudor, la figlia di Enrico.
anche se in realtà questo trattato fu del tutto inutile. Una delle cose che impressionò maggiormente i contemporanei di tutto questo sfarzo e lusso fu il palazzo provvisorio di 10.000 metri quadrati dove alloggiarono Enrico e Caterina. 10.000 metri quadrati, tirato su tipo in pochissimo tempo, che all'esterno aveva addirittura due fontane da cui usciva vino rosso. E sembra che proprio in questa occasione Enrico abbia incontrato per la prima volta la bellissima figlia del conte Bolena. E non sto parlando della famosissima e sfortunata Anna, ma della sorella Maria. Maria Bolena a quel tempo infatti era la dama di compagnia della nuova regina Claudia di Francia, moglie di Francesco. Lei, se vi ricordate, era partita ancora bambina insieme a Maria Tudor per le sue nozze, ma era rimasta alla corte di Parigi. E qui sembra, anche dalle parole dello stesso re di Francia, di cui è stata amante, che abbia avuto numerose storie. E infatti veniva chiamata da Francesco I la puledra inglese. Da che pulpito! Parliamo un attimo di Maria però, perché comunque sarà l'amante di Enrico per quasi 5 anni. Allora, diciamo subito che Maria tornò in Inghilterra, dove si sposò nel 1520 con William Carey, che era un bel giovane che faceva parte della camera privata del re. Ma dovete sapere che la famiglia Bolena era, come si suol dire, affetta dal morbo degli scalatori sociali. Perciò dopo circa un paio d'anni dal matrimonio dissero alla loro bella figlia: dato che tanto non è che hai sta gran bella reputazione, figliola, fai qualcosa di utile per tutti noi e diventa amante di Enrico. E così avvenne, cioè gliela spinsero proprio fra le braccia. In questi 5 anni Maria Bolena ebbe 2 figli. Ufficialmente furono riconosciuti dal marito, infatti avevano il suo cognome, ma soprattutto il maschio, che venne chiamato anche questo Enrico, somigliava abbastanza al re. Vi metto una foto. È palese. E poi Enrico in ogni caso si occupò molto di loro, sia dopo che i Bolena caddero in disgrazia, sia quando rimasero orfani di padre. Però, come sappiamo, circa nel 1526 Enrico spostò le sue attenzioni verso altri lidi, cioè verso la sorella di Maria, Anna. E Maria divenne quindi motivo di imbarazzo per tutta la famiglia Bolena e anche per Enrico. E quando suo marito morì, lei diede scandalo sposandosi in gran segreto con un uomo non di origine nobile. E con questo appunto si trasferì nell'Essex. Anche se si racconta che Maria abbia cercato di intercedere per la sorella Anne e per il fratello Giorgio quando furono condannate a morte, in realtà non ci sono prove che questo sia mai avvenuto, anzi probabilmente lei ha ritenuto più saggio evitare di finire nella disgrazia dei parenti, anche perché quando è stata ritenuta inutile loro avevano cercato di escluderla, quindi perché sporcarsi le mani per dei parenti serpenti. Ma tornando per un attimo a parlare dell'incontro del Drap d'Or, concretamente questo portò a nulla di fatto. Infatti le relazioni diplomatiche fra i due paesi peggiorarono dopo poco tempo, per l'esattezza proprio dopo che il cardinale Wolsey strinse un'alleanza con Carlo V, che intanto aveva dichiarato guerra alla Francia dando inizio alla guerra d'Italia durata dal 1521 al 1526. Che peccato, tanto vino e tanti bei vestiti sprecati per niente. Intanto, in questi anni, c'è un altro personaggio che sta facendo discutere e infuriare mezza Europa. Lutero, un uomo che osava attaccare direttamente la Chiesa e il Papa. Come ben sappiamo, Papa Leone X l'aveva scomunicato, dandogli un ultimatum però. Lo avrebbe scomunicato se non avesse ritrattato le sue opinioni entro 2 mesi. Per tutta risposta Lutero, davanti a un'immensa folla che lo applaudiva e lo sosteneva, bruciò la bolla. Perché effettivamente le persone che vivevano in Germania, nelle Fiandre, nei Paesi Bassi, erano felici di avere un Lutero nella propria vita e molti abbracciarono la sua protesta. Carlo V ovviamente emanò immediatamente un decreto che aboliva il luteranesimo nei Paesi Bassi e tutti quegli umanisti che riteneva colpevoli di aver gettato i semi di questa eresia con le loro frecciatine contro la Chiesa furono espulsi dal corpo insegnante delle università. Ma Enrico cosa ne pensava di Lutero? Enrico probabilmente lesse la maggior parte degli scritti di Lutero e sicuramente anche lui vedeva dei grossi problemi nella Chiesa di allora, però lui credeva che dovesse essere purificata, ma non smembrata. Per questo motivo decise di schierarsi dalla parte di Leone, del Papa.
e passò ore ed ore al lavoro per scrivere la sua Sertio Septem Sacramentorum, ovvero la sua difesa ai sette sacramenti. Questo perché Lutero affermava che non vi erano sette sacramenti, ma due, ovvero il battesimo e la comunione. Era stata la Chiesa ad aver inventato gli altri cinque per il proprio interesse: il matrimonio, la confessione, la cresima, l'estremunzione e l'ordinazione. Invece Enrico VIII era estremamente convinto che tutti i sacramenti servissero per ricevere la grazia di Dio. Enrico era così fiero del suo scritto che ne inviò delle copie a molti uomini di chiesa, tra cui ovviamente Wolsey, ma ne inviò una copia anche a Tommaso Moro. Ecco, Tommaso Moro era un giudice estremamente famoso e un umanista, un uomo di cultura che ebbe grandissima fama a livello europeo. E il suo acume non sfuggì ovviamente a Wolsey, che cercò in tutti i modi di assicurare alla corona inglese i suoi numerosi talenti. Pian piano fu inserito nel consiglio privato di Enrico VIII e alla fine diventò anche Lord Cancelliere. Ed Enrico stimava incredibilmente quest'uomo, anche se lo trovava forse un pochino freddo, un pochino distaccato. In ogni caso, la sua leggerissima opera di 250 pagine in latino ha fatto ottenere ad Enrico VIII il titolo di Defensor Fidei, di difensore della fede, direttamente dal Papa. Probabilmente era ciò che voleva ottenere fin dall'inizio, perché era l'unico sovrano europeo a non avere un titolo datogli dal Papa. E c'è anche da dire che questo libro ebbe molto successo in tutta Europa, cioè è stata praticamente una sorta di bestseller cinquecentesco. E anche Martin Lutero lo lesse, e per questo motivo si scagliò lui stesso contro Enrico, affermando oltretutto che era impossibile che quest'opera fosse del re, che si sarà fatto sicuramente aiutare da Tommaso Moro a scriverla. E non ci andò nemmeno leggero. Lutero scrisse infatti una breve opera intitolata Contro Enrico, re degli inglesi, e qui Enrico fu definito re d'Inghilterra per disgrazia di Dio, e diceva anche che siccome questo re fabbrica scientemente menzogne contro la maestà del mio re dei cieli, io ho il diritto in nome del mio re di cospargere la maestà inglese di fango e merda e di calpestare la sua corona. Enrico perciò chiese a Tommaso Moro di rispondere a Lutero e la loro corrispondenza al vetriolo continuò per tutti gli anni venti del Cinquecento. Si continuarono insomma a insultare per tipo 10 anni. Come vi avevo detto prima, comunque il magnifico incontro tra Francesco I ed Enrico portò a nulla di fatto. I due sovrani continuarono ad avere dei rapporti molto freddi, fino a quando Enrico non fu chiamato dall'imperatore perché re di Francia fosse punito. Infatti Francesco aveva violato il Trattato di Londra, invadendo la Navarra, nel nord della Spagna, e anche i Paesi Bassi. L'Inghilterra quindi dovette scendere in campo. Il Parlamento inglese approvò la sua partecipazione per un solo anno però, ma la guerra ne durò 3. La corona dovette sborsare quindi un bel po' di denaro, ma l'Inghilterra fu esclusa dalla vittoria finale e dalle sue glorie. E questo perché quando gli inglesi arrivarono vicino a Parigi, il denaro finì insieme alla bella stagione. Era arrivato l'inverno e mantenere 25.000 soldati in pieno inverno sarebbe stato veramente troppo costoso per l'Inghilterra. Ma il Parlamento non approvò i fondi per riprendere l'azione nemmeno in primavera e quindi ciao ciao Enrico, anche stavolta la Francia non te la riprendi. Alla fine però il re di Francia fu catturato nella battaglia di Pavia e divenne prigioniero di Carlo V e l'esercito francese fu annientato. Questa guerra non portò niente agli inglesi, però portò una novità. Prima che la guerra scoppiasse, tutti i cittadini inglesi, immagino quelli importanti, quelli che avrebbero potuto essere usati per chiedere un riscatto, gli inglesi insomma che vivevano in Francia, avevano ricevuto l'ordine di tornare in patria. E tra questi vi era Anna Bolena, sorella di Maria Bolena, una giovane estremamente bella, intrigante, intelligente e soprattutto molto ambiziosa e molto sicura di sé. Ora vi riporterò ciò che ho letto perché ho letto diverse fonti e spesso non combacia quello che dicono, soprattutto su quella donna. Allora, Enrico conobbe Anna, probabilmente gliela presentò lo stesso Wolsey e sembra che si innamorò perdutamente di lei a prima vista. Però c'era un problema. Anna Bolena era fidanzata ed era fidanzata con Henry Percy, un bel giovane figlio del conte di Northumberland. Allora, le fonti in italiano ci dicono che in realtà i due giovani fossero rispettivamente promessi sposi a due persone diverse. Percy con Mary Talbot, che alla fine sposerà, ma il cui matrimonio cadrà a pezzi pochissimi anni dopo, e Anne invece con James Butler.
Le fonti inglesi invece, io sono più propensa a credere a queste, ci dicono che Anne e Percy fossero segretamente fidanzati e che oltretutto avessero già avuto rapporti e che appunto progettassero di sposarsi anche per questo in gran segreto. Dovete sapere infatti che Percy aveva potuto passare molto tempo a corte in compagnia delle belle dame della regina Caterina, tra cui vi era proprio Anna Bolena. Percy infatti a quel tempo era l'aiutante, il segretario, il pupillo, chiamatelo come volete, di Wolsey. Il re però aveva messo gli occhi su Anna e questo portò appunto Wolsey a trovare un modo per separare i due giovani, perché Enrico non voleva assolutamente che i due stessero insieme. Quindi Wolsey minaccia sia Anna che Percy. I loro padri non sapevano nulla di questa tresca e quasi sicuramente non l'avrebbero approvata, e men che meno l'avrebbero approvata se ciò non fosse stato gradito agli occhi del loro sovrano. Cioè, non è che facevi figli così a casa a quel tempo. Loro erano delle pedine sulla tua scacchiera di relazioni e intrighi politici, quindi se non facevano quello che volevi, non servivano a nulla. Perciò Percy fu minacciato dal padre stesso, che nel frattempo era stato chiamato a corte per risolvere la faccenda, e fu minacciato di essere disredato. E va bene l'amore, ma quando la prospettiva è dover iniziare magari a lavorare seriamente, beh, allora si inizia magari a fare due calcoli. Quindi Wolsey, senza impegnarsi nemmeno più di tanto, riuscì a far rompere il fidanzamento tra i due, e in questo modo probabilmente si guadagnò l'odio eterno di Anna Bolena, che tra l'altro sembra abbia fatto scenate così indecorose da essere cacciata dallo stesso Wolsey da corte ed essere rimandata nella casa di famiglia a Ever. Ma Enrico sembrava fosse così ossessionato da questa ragazza da richiamarla di nuovo a corte, questa volta insieme a suo fratello George, sia mai che la cosa non destasse sospetti. Così Anna tornò a far parte delle dame di compagnia della regina ed Enrico provò in tutti i modi a convincerla a diventare la sua amante, ma lei non acconsentì mai. Sapeva infatti che poteva ottenere molto di più non concedendosi al re. Ed Enrico era così frustrato dalla situazione che a un certo punto la rimandò nella casa del padre, di nuovo. Nel mentre, nel 1527, Enrico stava cercando di organizzare un bel matrimonio per sua figlia Maria con un principe francese. Perciò in Inghilterra arrivò per negoziare le nozze un vescovo, che farà tornare dei grossi dubbi ad Enrico. Perché appunto questo vescovo voleva assicurarsi della legittimità della principessa. In che senso legittimità? Nel senso che, come abbiamo già raccontato, Enrico si era sposato con la vedova del fratello, una cosa espressamente proibita dalle sacre scritture. Insomma, il Levitico, cito il capitolo 20 al 21esimo versetto, diceva proprio che chi prenderà la moglie del fratello farà cosa immonda, avrà scoperto la nudità del fratello e non avranno figli. First reaction, shock! Enrico ripensa tutta la sua vita, i suoi errori gli passano davanti uno dietro l'altro. Caterina era rimasta incinta ben 8 volte e l'unica sopravvissuta era stata una femmina. Si rende quindi conto di aver trascorso una vita nel peccato. Lui era un abominio agli occhi di Dio e Dio in tutti quegli anni, facendogli seppellire figli su figli, stava cercando di dirglielo. Enrico quindi inizia ad avere comportamenti strani, a tratti era euforico, a tratti era distratto, iniziò a consultare teologi su teologi, iniziò a nascondersi dalla moglie Caterina. Insomma, praticamente era un adolescente innamorato che aveva scoperto che il suo matrimonio con Caterina non era mai stato valido e quindi poteva tirarsene fuori con nonchalance e sposare finalmente colei di cui era perdutamente innamorato, Anna. Le scrive quindi una lettera che le invia, ma Anna visualizza e non risponde. Lei proprio applica il concetto in amor vince chi fugge. E ha avuto ragione. Aveva visto quello che era successo alla sorella e dato che era una ragazza molto intelligente, ha ben pensato di non commettere lo stesso errore. Enrico allora la fa di nuovo convocare a corte. E questa volta le chiede di sposarlo perché era ossessionato da lei, dall'unica donna che non poteva avere. Lui era convintissimo che il Papa avrebbe annullato il suo matrimonio con Caterina appena lui glielo avesse chiesto, cioè il Papa non è che ha così tante cose da fare, perché era giunto alla conclusione che la dispensa che aveva ottenuto anni addietro da Giulio II non era valida. Cioè, era giunto a una propria conclusione personale, non... E la povera Caterina, per Enrico, passerà ad essere regina reggente e moglie a essere principessa vedova. Cioè Enrico la chiama proprio così, principessa vedova. Vedova non di lui, ma di suo fratello Arturo.
C'era però un piccolo problemino, a parte il Papa. Caterina era la zia di Carlo V, l'imperatore del Sacro Romano Impero. E non a tutti i nipoti fa piacere sentire che sua zia vive nel peccato. Quindi Wolsey dice a Enrico che non sarà proprio una passeggiata a ripudiare la moglie. Ma Enrico credeva che Wolsey e un piccolo conciliabolo segreto di religiosi inglesi avrebbero semplicemente dovuto esaminare i fatti e dichiarare che il matrimonio di re Enrico VIII non era valido. E ciò sarebbe poi stato sottoposto a Papa Clemente VII, che lo avrebbe facilmente annullato. Semplice, no? Wolsey organizzò quindi questo piccolo tribunale ecclesiastico, questo per evitare di rendere pubblico il problema. E questo tribunale si riunirà a Westminster nel maggio del 1527. Ma i religiosi che vi parteciparono arrivarono alla conclusione che il matrimonio di Enrico con Caterina era di fatti discutibile e che quindi doveva essere sottoposto a un giudizio più autorevole, cioè a quello del Vaticano. Papa Clemente stesso avrebbe dovuto esaminare la questione e poi esprimere un proprio giudizio. E quindi la situazione sarebbe diventata di pubblico dominio. In realtà lo era già, perché pure l'ultimo poveraccio del regno sapeva che Enrico VIII voleva liberarsi di quella moglie ormai malata, obesa, vecchia e brutta. La gente comune lo sapeva. E Caterina? Beh, Caterina probabilmente lo sapeva anche lei. E questa situazione poco gradevole per tutti e tre, per Enrico, Caterina e Anna, durò ben 6 anni. 6 anni in cui al massimo Enrico ed Anna passeggiavano nei giardini o giocavano a carte per salvare il decoro della donna. Intanto Caterina scriveva lettere su lettere al nipote Carlo per chiedergli un aiuto. Il Papa invece non aveva alcuna fretta e non intendeva delegare a nessuno la propria autorità. Sulla questione si sarebbe deciso a Roma e non in Inghilterra. Dovete sapere che Clemente VII, sì, non avrebbe voluto deludere il re d'Inghilterra, ma gli faceva ancora più paura Carlo V, che gli aveva appena mandato i lanzichenecchi a saccheggiare Roma perché il Papa era appunto un alleato dei francesi. Ma finalmente si giunse a una svolta. Wolsey convinse il Papa a concedere il permesso di tenere la causa su suolo inglese, purché fosse presente un legato pontificio, il cardinale Campeggi, che oltre ad andarci di controvoglia era pure vecchio e malato di gotta. E un viaggio dall'Italia all'Inghilterra in quelle condizioni non era facile. Campeggi quindi arrivò molto lentamente a Londra nella primavera del 1529 e disse al re che il Papa consigliava a Caterina di entrare in convento. Questa sarebbe stata la decisione più facile per dare a Enrico la possibilità di avere un erede. Se così fosse accaduto, Clemente avrebbe sciolto il vincolo matrimoniale per consentire a Caterina di sposarsi con Dio. Enrico, sentita questa cosa, fu felicissimo. Caterina tanto ormai stava conducendo da anni una vita pressappoco monastica, quindi magari sarebbe anche stata ben felice di lasciare la sua corte per dedicarsi alla preghiera. Caterina però rifiutò. Disse che non aveva vocazione per la vita in convento. Sì, stava prendendo in giro Enrico e faceva bene. Lei non voleva lasciargli la vinta, lei era una principessa spagnola, era la zia di un imperatore, era la regina inglese ed Enrico solo l'erede di una famiglia di mascalzoni gallesi che fino a pochi anni prima allevavano le pecore probabilmente. Voleva sposarsi una ragazzina ventenne togliendosela di torno? Beh, gliel'avrebbe fatta sudare. Inizierà allora uno dei processi di divorzio più celebri di sempre, quello tra Hilary Brasi e Totti. Ah no, quello che porterà allo scisma. Il tribunale si riunì il 31 maggio 1529 nel convento di Blackfriars a Londra ed era retto da Campeggi e dal primo ministro di Enrico, Thomas Molesey. Il 21 giugno sia Enrico che Caterina furono convocati per dare la propria versione dei fatti. Il processo fece scandalo. Noi siamo abituati a sentir parlare di divorzio, ma all'epoca era una cosa quanto mai rara, soprattutto per quanto riguardava dei sovrani. Enrico nella sua arringa insiste sugli ormai famosi versi del Levitico che, secondo lui, fornivano tutti i presupposti per far annullare il matrimonio. Ma tutto ciò che disse non gli fruttò i risultati sperati. Caterina invece si preparò un discorso a dir poco perfetto. Lei infatti era disposta a tutto pur di non venire svergognata agli occhi del mondo intero e per garantire un futuro a sua figlia Maria.
Secondo la prassi, la regina sarebbe dovuta rimanere in piedi a parlare, ma lei si buttò in ginocchio di fronte al re, supplicandolo di darle giustizia perché lei era sempre stata per lui una moglie fedele, umile e obbediente, e ciò prese in contropiede Enrico. Caterina giurò davanti a tutti che quando si sposò con Enrico lei era ancora vergine e chiese a lui stesso, alla sua coscienza, se ciò fosse vero. E poi uscì dall'aula. Venne richiamata 3 volte, ma secondo lei quello non era un tribunale imparziale. Enrico non poteva rimangiarsi le sue parole di qualche anno prima, perché lui stesso aveva asserito più volte che Caterina fosse stata vergine. La causa quindi si trascinò per giorni e si cercò un testimone che potesse dimostrare che Caterina ed Enrico avevano avuto rapporti, ma ovviamente non c'era nessuno nascosto sotto il letto, quindi si arrivò a nulla di fatto. Caterina aveva come difensori l'arcivescovo Warham e qualche altro vescovo e il suo confessore spagnolo. Quando arrivò il momento del verdetto, Campeggi disse che il dibattito era sospeso e che il giudizio sarebbe stato preso a Roma. Campeggi lo sapeva fin dall'inizio, il suo compito in realtà era quello di tirare per le lunghe il processo il più possibile, e questo sotto ordine dello stesso Papa. Wolsey si sentì quindi molto tradito da Papa Clemente e anche Enrico. Ed Enrico iniziò a trovare alquanto inutile lo stesso Wolsey, cioè se non riusciva a risolvergli il suo più grande problema, allora a cosa gli serviva? I consiglieri di Enrico, che odiavano Wolsey, gli dissero addirittura di processarlo per tradimento. Lo accusarono infatti di premunire, un'antica legge che vietava di difendere la giurisdizione papale in Inghilterra senza il consenso del re. Enrico avrebbe voluto che lui si ritirasse a vita spirituale come arcivescovo di York, perciò gli tolse l'incarico di Lord Cancelliere. Ma Wolsey non era un uomo da passare il resto della sua vita in mezzo alla selvaggia brughiera inglese a coltivare le rape. Lui amava gli agi del palazzo reale, amava stare in mezzo ai potenti. E se Enrico non lo voleva, magari il Papa o l'imperatore avrebbero avuto piacere ad averlo con loro. Wolsey quindi commise un grave errore, vendette la sua persona, inviò lettere tramite il suo medico italiano, che appunto gli fece da corriere, e ovviamente Enrico lo scoprì. Wolsey, il furbo e inarrestabile Wolsey, si consegnò direttamente nelle mani dei suoi nemici, che a corte volevano farlo fuori. Aveva tradito Enrico e la pena per il tradimento era solo una, la morte. Enrico ci mise alcuni mesi a firmare il foglio per l'arresto di Wolsey, ma alla fine dovette cedere alle pressioni dei suoi consiglieri. Ma Wolsey non farà mai ritorno a Londra. Venne prelevato direttamente da quel Henry Percy, amante di Anna Bolena, ma durante il viaggio stette male, molto male, tanto che si dovettero fermare in un'abbazia, quella di Leicester, dove Thomas Wolsey morì il 29 novembre del 1530. Forse si era avvelenato volontariamente. Enrico a questo punto è solo, Wolsey non c'era più. Caterina lo disprezzava e quindi non c'era più. C'era rimasta solo la passione per Anna Bolena. E Anna, notando la debolezza del re in quel momento, gli indicò una possibile soluzione alla questione del matrimonio con Caterina. La Bolena gli disse che il suo cappellano, che era anche un teologo di Cambridge, Thomas Cranmer, voleva sottoporre la sua questione alle università più importanti d'Europa e voleva interrogare i più famosi teologi su questo spinoso caso. Comunque è un bel intrigo, eh? Ovviamente non c'erano dubbi che la maggior parte di loro si sarebbe schierata dalla parte di Enrico e, una volta ottenuto questo risultato, il Papa avrebbe dovuto per forza ascoltarlo. Le università, sì, si misero dalla parte di Enrico, è ovvio, le aveva pagate, ma il Papa fu cieco e sordo alle loro parole. Non gliene fregava nulla. Ok, allora Cranmer non era proprio l'uomo giusto per rimpiazzare Wolsey. Enrico se ne accorse subito. Quindi chiese a Tommaso Moro di prendere il posto lasciato vacante da Wolsey, quello di Lord Cancelliere. Tommaso però gli disse che non era d'accordo con lui per quanto concerneva il divorzio da Caterina, ma alla fine dovette accettare. Nel mentre Enrico scoprì che vi era un ex dipendente di Wolsey che aveva accesso alle sue finanze e che aveva cercato di riabilitare il nome del suo padrone in ogni modo, Mastro Cromwell. E Thomas Cromwell chi era? Beh, era un personaggio un po' particolare che alcuni hanno definito totalmente amorale. Cromwell era figlio di un fabbro, scappò molto giovane dalla casa del padre e andò in Italia dove si arruolò come mercenario. Poi a Firenze venne notato da un banchiere che divenne suo amico e suo protettore. Voglio precisare che le notizie sulla sua vita un po' romanzesca in Italia sono abbastanza incerte.
In ogni caso, sappiamo che tornò in Inghilterra. Riuscì a entrare nel Parlamento nel 1523, questa è una cosa sicura. Poi, morto Wolsey, diventerà proprio il consigliere preferito di Enrico, colui che prenderà le decisioni più importanti negli affari di Stato. Soprattutto ebbe una notevole importanza per quanto riguarda la creazione della Chiesa anglicana. Fu lui probabilmente a far venire la pulce nell'orecchio a Enrico. Lui sostenne che alcuni sudditi lo erano solo per metà, cioè non erano veri sudditi. Nello specifico, i religiosi facevano in realtà voto di obbedienza al Papa e non al re. E nessuno può servire due padroni contemporaneamente. Il sovrano di ogni regno, infatti, otteneva il potere direttamente da Dio. Perciò sarebbe dovuta essere la più alta autorità in terra per quanto riguardava sia la sfera terrena ma anche quella celeste. Per questo motivo il clero inglese avrebbe dovuto essere fedele a lui e non al Papa, che era un usurpatore. Enrico, secondo Cromwell, avrebbe dovuto quindi restaurare questo antico ordine delle cose che era stato voluto direttamente da Dio. D'altronde i re ci sono sempre stati, i capi, mentre il Papa era una figura nata più là nel tempo. E tutto ciò è dimostrato dalla situazione attuale che stavano vivendo. Ed è per questo che erano arrivati sulla terra profeti come Lutero. E questo era il motivo anche per cui la città santa era stata umiliata dagli anzichenecchi e il Papa era praticamente un prigioniero pianucoloso dell'imperatore. Erano tutti segni divini questi, segni che c'era qualcosa che non andava. L'ordine andava ristabilito e andava ristabilito con una rivolta che non sarebbe dovuta partire dal basso, dal popolo, ma dall'alto, dal suo sovrano. Il re e non più il Papa sarebbe dovuto diventare il capo supremo della Chiesa d'Inghilterra. E il popolo avrebbe seguito e amato Enrico, perché alla fine tutti odiavano il clero e i suoi privilegi. I monaci lo sapevano tutti, avevano figli bastardi in ogni villaggio, il lusso nei priorati era incredibile. In Inghilterra la Chiesa aveva a quel tempo un reddito quasi tre volte superiore a quello della corona e quel reddito finiva direttamente nelle casse papali. Bene, Enrico si lasciò convincere dalle parole di Cromwell. Convocò un sinodo, a sorpresa. I più alti prelati in Inghilterra vennero accusati di essere dei traditori del re e solo con il pagamento di un'ammenda di 100.000 sterline avrebbero potuto ottenere il perdono di Enrico. Anzi, dovevano pagare la multa e stilare pure un innocuo documento in cui riconoscevano la propria colpa. E questo documento doveva essere firmato da tutti e indirizzato al re quale capo supremo della Chiesa in Inghilterra. Tutti quegli uomini di chiesa cercarono in tutti i modi di esimersi, ma Cromwell li aveva messi con le spalle al muro e quindi firmarono. Papa Clemente ammonì Enrico di desistere dalle sue nefande intenzioni, altrimenti lo avrebbe scomunicato, e proibì a chiunque anche solo di nominare l'annullamento del matrimonio tra Enrico e Caterina finché non si fosse deciso qualcosa a Roma. Ma Enrico a questo punto non fregava più niente del parere del Papa. Quindi il Parlamento inglese inizia pian piano a staccarsi dalla Chiesa di Roma. Prima cosa che fecero, vennero aboliti i pagamenti della Chiesa inglese a Roma. Il Papa non fece niente a riguardo. Poi arrivò una legge che vietava agli inglesi di appellarsi a Roma per qualsiasi problematica, perché era Enrico la massima autorità in Inghilterra. Poi venne vietato al sinodo di riunirsi e legiferare senza il benestare del re. E arrivò pure una misura che consentiva al re di nominare una commissione per la riforma del diritto canonico. E siamo a tre riforme. Quarta riforma, venne proclamata una legge che conferiva ad Enrico il potere di nominare i vescovi e in più l'Inghilterra non avrebbe più pagato a Roma le decime. Infine, l'ultima legge proclamata dal Parlamento riguardava le accuse di eresia. Ora queste accuse dovevano essere presentate e giudicate dai laici e non più dalla Chiesa. E questa riforma in particolare mandò il popolo in estasi. Il 15 maggio 1532 il sinodo riconobbe Enrico VIII capo supremo della Chiesa d'Inghilterra. Il 16 maggio Tommaso Moro diede le dimissioni da cancelliere, perché ovviamente non era pro a questa politica. E la questione con Caterina? Enrico, stanco del fatto che lei non aveva obbedito ai suoi ordini, ci riprovò. Le disse di ritirarsi onorevolmente ad Hemptill, un minuscolo paesino nel Bedfordshire, le disse di ridurre di due terzi il proprio seguito, le disse di non farsi più chiamare regina e infine le ordinò di riconoscerlo come capo suprema della Chiesa d'Inghilterra.
Caterina praticamente gli sputò in un occhio. Si rifiutò sempre di riconoscere Enrico come capo della chiesa anglicana. Nel mentre anche sua figlia Maria iniziò a detestarlo. Maria non riconoscerà mai Anna Bolena come regina, nemmeno quando il padre la sposerà. Enrico voleva bene in realtà sua figlia, ma non sapeva proprio cosa fare in questo momento. Ormai Maria era una giovane donna e il re non trovò soluzione migliore che allontanarla dalla madre mandandola nell'Essex. Erano due donne estremamente orgogliose, Maria e Caterina, e non si piegarono mai a dei compromessi. Nel mentre, Enrico chiese all'arcivescovo di Canterbury, Warham, vi ricordate? Lo abbiamo menzionato spesso negli scorsi video, ma credo anche in questo, chiese all'arcivescovo di sposarlo con Anna. Ma Warham, incredibilmente, si rifiutò. Però Warham era ormai anzianotto e, per fortuna di Enrico, morì nell'estate del 1532. Ecco, ora Enrico aveva finalmente la possibilità di trovare un nuovo arcivescovo più incline ad esaudire i suoi desideri. E chi scelse? Thomas Cranmer. Finalmente, dopo 5 anni di attesa, sembra proprio che Enrico stia per ottenere ciò che voleva. Anna. Ormai Anna veniva pubblicamente portata agli eventi da Enrico e in quel periodo Enrico si doveva per l'appunto incontrare anche con il re di Francia Francesco I, sempre a Calais. Però ci fu molto scalpore alla notizia che il re si portava in giro la sua concubina. La nuova moglie di Francesco, che era la sorella dell'imperatore, tra l'altro, che lui aveva dovuto sposare per riavere la libertà, non volle assolutamente ricevere Anna Bolena e nemmeno la sorella di Francesco voleva avere niente a che fare con quella donna. Ovviamente Anna, che era una donna molto orgogliosa, soffrì molto per questa situazione, ma dovette rimanere a Calais mentre Enrico andò a parlare con Francesco a Boulogne. Anna capì che non poteva più andare avanti così. Il re continuava a rimandare le nozze, ormai era un tiro e molla da 5 anni. Basta, doveva costringerlo a sposarlo. E come fare? Rimanendo incinta. Per questo motivo Anna Bolena si concesse a Enrico, che aspettava quel momento da tipo un lustro. E Anna rimase incinta. Per questo motivo nel gennaio del 1533, 5 mesi prima che il matrimonio tra Enrico e Caterina fosse ufficialmente annullato, Anna e il re si sposarono in gran segreto. E quando dico in gran segreto intendo sul serio. Si sono sposati nel palazzo di Brindwell alle 5 della mattina e nessuno degli invitati era stato avvertito in anticipo. Sono stati praticamente tirati giù dal letto. Immagino la gioia. Enrico dopo qualche giorno ricevette notizie da Roma. Clemente VII gli consigliava di allontanare Anna Bolena da sé e di riprendersi Caterina, pena la scomunica. Ma allo stesso tempo arrivarono anche le bolle pontificie riguardo il destino di Thomas Cranmer. Papa Clemente infatti aveva approvato la nomina di Thomas ad arcivescovo di Canterbury. Ciò significava che Enrico poteva sposarsi ufficialmente. Non ricordo se l'ho detto prima, ma Cranmer simpatizzava molto per il protestantesimo come Anna. Intanto Cromwell continua a ricordare ad Enrico il deplorevole stato morale in cui versavano i monasteri di tutta Inghilterra. I monaci, secondo lui, erano tutti corrotti e immensamente ricchi, perciò chiede al re se può inviare qualche commissario a visitare i monasteri del regno, in modo che il sovrano potesse farsi un'idea sul reale stato delle cose e potesse decidere autonomamente se chiuderli o meno. Ovviamente, se i monasteri fossero stati chiusi, la corona si sarebbe presa tutte le loro ricchezze, in quanto il Parlamento aveva vietato di mandare al Papa le rendite ecclesiastiche inglesi. Nel maggio del 1533 poi Cranmer convocò un tribunale ecclesiastico che invitò Caterina a presentarsi per il divorzio. Ovviamente Caterina non riconosceva l'autorità di Cranmer, quindi ignora totalmente la convocazione e ignora anche il decreto della nullità del matrimonio tra lei ed Enrico. Però questo tribunale fa anche un'altra cosa, proclama la validità del matrimonio tra re ed Anna. In questo modo a giugno Anna può essere incoronata regina. Anche durante l'incoronazione la tensione tra il popolo era palpabile. Le persone si rifiutarono di togliersi il cappello in segno di rispetto per la loro nuova regina e anzi si sentirono molte risate di scherno e ingiurie contro di lei. Insomma, non fu una bella giornata per Anna, soprattutto per una donna che era anche incinta di 6 mesi. Anna Bolena era odiata, talmente tanto odiata che un gruppo di donne un paio di anni prima l'avevano aggredita e avevano cercato di lapidarla. Da tutti era considerata una strega.
Ma davvero, cioè giravano tantissimi pettegolezzi su Anna, che avesse un grosso neo sul collo, che avesse un sesto dito, e molti affermarono di aver visto accanto a lei il diavolo che le parlava. E tutto questo perché secondo loro aveva spinto Enrico a separarsi dalla chiesa di Roma. In ogni caso Enrico inizia a vedere il vero carattere della sua nuova mogliettina, che era una donna molto capricciosa, molto vanitosa, molto attaccata ai soldi e alla ricchezza. Fu lei a suggerire al marito di condannare a morte vari traditori. In ogni caso, poche settimane prima che Anna Bolena desse alla luce la sua bambina, la futura Elisabetta I, arrivarono dei messi pontifici a dare una brutta notizia al re. Enricus Rex veniva ufficialmente separato, insieme a tutti i suoi complici e i suoi sostenitori, dalla società cristiana. Veniva condannato al fuoco eterno con Satana e tutti i demoni. In poche parole, Enrico VIII viene scomunicato. Vabbè, la cosa non lo sconvolse più di tanto. Per quanto riguardava Elisabetta, Enrico non era particolarmente felice che fosse nata un'altra femmina. E c'era un problema. Lui aveva altri due eredi, Maria, che ormai aveva 17 anni ed era figlia dell'amatissima Caterina, ed Henry Fitzroy, quello avuto con Bessie Blount. Cromwell consiglia quindi a Enrico di strappare un giuramento di fedeltà ad Elisabetta a tutte le personalità importanti dell'Inghilterra. Ognuna di queste avrebbe dovuto giurare sulla propria anima immortale che riconosceva la principessa Elisabetta come unica figlia legittima del re. Anna Bolena poi impose a Maria di far parte del seguito dei servitori della nuova principessa. Per Maria e per Caterina questo fu molto umiliante. Maria passò da essere la principessa del Galles a semplicemente Lady Mary. Anche per Enrico fu doloroso dover fare questo a Maria, cioè ne soffrì molto, anche perché chiedendole questo è come se avesse perduto una figlia, la sua prima figlia, a cui voleva molto bene. Il maniero dove abitava Maria venne addirittura regalato al fratello di Anna Bolena, Giorgio. Questo per farvi capire quanto Anna fosse riuscita a influenzare Enrico. La famiglia Bolena infatti in questi anni riuscirà a ottenere titoli e terreni in quantità. Caterina, nel mentre, vi avevo detto, si rifiutò di prestare il giuramento. Piuttosto di farlo, si barricò nel suo appartamento di Buchten e si rifiutò di ricevere i commissari del re. Si era infatti chiusa in casa insieme a un cuoco, un bel po' di provviste e al suo confessore. Insomma, avrebbe preferito praticamente morire di fame piuttosto che ammettere di non essere la vera regina. Enrico quindi fece licenziare tutti i servitori dell'ex moglie e le portò via pure i suoi mobili. Gli abitanti di Buchten circondarono la casa e iniziarono a minacciare con forconi e zappe i commissari reali che avevano quel compito. Enrico, quindi stanco della cocciutaggine di Caterina, ordinò che la regina fosse trasferita nel triste maniero di Kimbolton, dove avrebbe vissuto insieme a due custodi fedeli al sovrano. Una sorta di arresti domiciliari. Non avrebbe più potuto ricevere né lettere né visitatori. Insomma, Caterina in questo modo sarebbe stata politicamente morta. Altre due persone che non avevano assolutamente prestato giuramento al re furono Tommaso Moro e il vescovo Fisher, che quindi divennero compagni di cella nella Torre di Londra. Qui i due alloggiavano nella zona più confortevole della torre e non nelle segrete. Nelle segrete invece, al freddo e al buio in mezzo agli scarafaggi, c'erano una quindicina di monaci che erano appunto contro Enrico. In realtà Moro aveva scelto la strategia del silenzio, che però lo condannò a morte. Il primo ad essere decapitato in realtà fu Fisher, il 22 giugno del 1535. La sua testa fu esposta all'ingresso del ponte di Londra fino al 6 luglio, quando fu sostituita da quella di Moro. Per quanto riguarda i monaci, solamente tre ordini avevano rifiutato di pronunciare il giuramento: i Francescani Osservanti, i Certosini e i Brigidini di Sion. Le predicazioni di questi monaci avevano molto peso però tra la gente comune, perciò Enrico non poteva fare altro se non ridurli al silenzio. Questi uomini furono quindi impiccati, staccati vivi dalla forca e poi sventrati. Si racconta che andarono al patibolo cantando, il resto del reame aveva accettato il giuramento. Ma va, Enrico, chi l'avrebbe mai detto? Intanto Anna Bolena era rimasta incinta di nuovo. I contemporanei ci dicono che in questo periodo fu insolitamente arrogante e capricciosa, ma il re fece di tutto per renderla felice, compreso far venire dei commedianti da Oxford per farla divertire. Fece anche promuovere Mark Smeaton, un musicista di corte, musicista personale della regina.
Ma ciò non valse a nulla. Anna era sempre più malinconica e nervosa. Però forse Anna non era davvero incinta. Questa è solo una teoria. Non ho trovato fonti in italiano, ma solo fonti inglesi che ne parlano. Forse ha avuto una falsa gravidanza. Ovviamente senza ecografia l'unico modo per capire se si era incinta o meno all'epoca era affidarsi ai sintomi. E nel caso di una falsa gravidanza i sintomi sono esattamente identici a quello di una vera. O forse aveva semplicemente mentito ad Enrico per tenerlo legato a sé. E forse Enrico iniziò per questo ad odiarla, a notare che in lei ci fosse qualcosa che non andava, ad avvertire qualcosa di maligno. Lui in quel momento si accorse di aver vissuto come sotto una specie di sortilegio, si era scagliato contro tutti i suoi sostenitori di un tempo per il suo amore. Wolsey, il Papa, Tommaso Moro. Aveva dovuto umiliare sua figlia Maria per Anna, era stato addirittura scomunicato per Anna. Probabilmente per Enrico fu facile dare tutte le colpe a questa donna per la sua condotta riprovevole. Iniziò a pensare addirittura che Anna fosse davvero una strega. Ripercorse probabilmente tutte le morti strane che c'erano state. Wolsey morta all'improvviso, Warham morta all'improvviso proprio quando era più opportuno per Anna, Percy che aveva lasciato Anna, vi ricordate, era il suo fidanzatino che si era ammalato gravemente, la sorella di Enrico, Maria, che aveva criticato aspramente il fratello per la sua passione per Anna, si era ammalata ed era morta a soli 35 anni. Poi c'era il discorso che avesse un sesto dito sulla mano sinistra, una protuberanza che spuntava dal mignolo e per cui portava sempre le maniche lunghe per coprirla. Sicuro il marchio della strega. In ogni caso ci è giunta solamente una lettera che parla di questa presunta falsa gravidanza, però una lettera di una terza persona. È una lettera datata 27 settembre del 1534 ed è da parte di un diplomatico imperiale che si trovava alla corte inglese, in cui lui appunto scrive che da quando il re ha iniziato a dubitare che la sua dama fosse incinta o meno, ha rinnovato e accresciuto l'amore che aveva un tempo per una bella damigella. E chi era quest'altra bella damigella? Jane Seymour, figlia di un cortigiano della corte di Enrico VIII, John Seymour, che si era ammalato probabilmente di demenza. Enrico rimase incantato dalla gentilezza della ragazza che si occupava personalmente del padre malato. Jane per lui era l'immagine stessa della purezza e dell'innocenza. Era così diversa da Anna, che invece amava circondarsi di uomini, amava ballare, amava il lusso, amava divertirsi. Però Anna nel 1535 rimase incinta davvero, proprio quando Enrico era ormai convintissimo di volerla ripudiare. Il problema era che non poteva ripudiare una donna che gli avesse generato un erede maschio. Però Enrico proprio in quel momento si era riaperta e ingrandita un'ulcera alla gamba che si era causato, mi sembra, durante una battuta di caccia e che gli causava molto dolore. Anna, insieme al diavolo, sicuramente stava cercando di far fuori anche lui. Ed era pure giunta la notizia che il figlio Harry Fitzroy si stesse lentamente spegnendo di tubercolosi. E anche Caterina si era ammalata, anzi forse era stata addirittura avvelenata. In realtà probabilmente Caterina aveva un sarcoma al cuore, che infatti venne trovato dai medici che le hanno fatto l'autopsia tutto nero. Ma in ogni caso, all'inizio del gennaio del 1936, Caterina lascerà questa terra. Al suo funerale Anna Bolena e i suoi fedeli non erano presenti. E sempre quell'ambasciatore imperiale ci racconta che Anna e il fratello Giorgio la sera del funerale si erano vestiti tutti di giallo e ballarono negli appartamenti della regina. Poche settimane più tardi, però, Anna Bolena perderà la sua ancora di salvezza e avrà un aborto. Ok, adesso Enrico poteva liberarsi di lei. Chiese quindi a Cromwell di fornirgli le prove che lei fosse una strega. Qualsiasi cosa, una pozione, un libro, delle polveri. Ma Cromwell non troverà nulla di tutto ciò. Troverà solo la prova che Anna Bolena fosse un'adultera. Una dama della regina, infatti, sembra proprio abbia rivelato a Cromwell che Anna tenesse i suoi amanti chiusi negli armadi della camera da letto, tutti in febbricitante attesa della sua parola d'ordine per uscire. In molti sembrava si fossero sollazzati con la regina, compreso il musicista di corte Mark Smeaton, che pare glielo avesse confessato di propria spontanea volontà durante una cena a casa di Cromwell. E la moglie di Giorgio Bolena, il fratello di Anna, sembra abbia confessato a Cromwell che i due fossero amanti, quindi colpevoli di incesto.
Bene, Enrico non aspettava altro per far fuori la grande cortigiana. Gli arresti sarebbero stati predisposti a Calenda di maggio dopo le tradizionali giostre in modo da non dare troppo nell'occhio. La caduta di Anna Bolena fu davvero improvvisa. Il 2 maggio fu imprigionata nella Torre di Londra con l'accusa di adulterio e per aver complottato insieme a uno dei suoi presunti amanti per uccidere Enrico. Tutti i gentiluomini presunti amanti di Anna negarono le accuse, tranne Mark Smeaton che, sotto tortura, confessò di aver avuto una relazione con la regina. Gli altri imputati, dato che erano nobili, non potevano essere torturati. Il 15 maggio Anna fu condannata a morte per alto tradimento, un crimine che solitamente veniva punito con il rogo. Ma alla fine Enrico decise che era meglio la decapitazione. Anna Bolena fu la prima regina inglese ad essere condannata a morte. Anna ovviamente giurò al suo confessore più e più volte di essere innocente, ma invano. Tenne anche un discorso alla folla che si era creata per assistere alla sua decapitazione e si rivolse a loro chiedendo di pregare per lei e per il re. In questo modo probabilmente voleva far pena ad Enrico in modo da evitare che questo si accanisse sulla loro figlia e forse anche nella speranza di ricevere la grazia. Disse che avrebbe pregato Dio di concedere a Enrico un lungo regno. Ma Anna non sapeva che la sera prima l'arcivescovo di Canterbury aveva dichiarato nullo il suo matrimonio con Enrico, privando così Elisabetta dei suoi diritti ereditari. E per oggi abbiamo finito. Credo che questa domenica uscirà l'ultimo video di questa Royal Saga dei Tudor. Voi ditemi cosa ne pensate, come al solito lasciate un like se il video vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale. Io vi saluto e vi mando un grande bacio. Ciao!